La caduta dal paradiso dei prodotti Game Freak, un fenomeno vecchio almeno una decina di anni, molto noto ai fan di vecchia data e la cui intensità è inversamente proporzionale all'andamento finanziario dei videogiochi. Da Pokémon X e Y in poi, infatti, pubblicati nel 2013, The Pokémon Company ha registrato dati di vendita molto positivi, con le generazioni correnti che hanno sempre pareggiato o superato le vendite di quelle precedenti. Pure Scarlatto e Violetto, che hanno ancora, credo, davanti a loro un paio di anni di vita, sembrano volare in quella direzione, con 22 milioni di copie già smerciate, 25 da raggiungere, quelli di Spada e Scudo, un DLC appena pubblicato e un altro in arrivo. Al contempo, però, la scarsa ambizione degli sviluppatori nel tentare di innovare la formula presentata per la prima volta nel 96, il costante impoverimento di contenuto delle campagne single player e una resa povera degli ambienti 3D sia da un punto di vista di level design che estetico, ha portato molti amanti del franchise a esprimere pubblicamente il loro dissenso. Come Pokémon è divenuto il più grande fallimento di Nintendo? Ricordate quando i giochi Pokémon erano davvero belli e il crollo dei giochi Pokémon mainline? Sono alcuni tra i tanti video pubblicati sul tema negli ultimi anni. E dato che nel 2022 il Washington Post scrive che dopo Pokémon Scarlatto e Violetto non possiamo più scusare Game Freak e che Forbes, sempre nello stesso anno, titola "Non ci sono motivi per i quali Leggende Pokémon Arceus sia così inguardabile su Switch", direi che anche la stampa generalista intona un brano molto simile. Che The Pokémon Company nella componente di Game Freak stia vivendo una serie di difficoltà durante lo sviluppo dei suoi titoli è un dato di fatto, e basta vivere un paio di ore introduttive in Scarlatto e Violetto per rendersi conto che si tratta di software spanne sotto gli standard qualitativi ai quali Nintendo ci ha abituati. Il punto però è che, come in ogni storia d'amore che sta per volgere al termine, la parte lesa e addolorata non vuole semplicemente sapere che c'è un problema, perché quello è chiaro. Vuole capire il perché. E per quello da anni gli appassionati hanno costruito tante e fantasiose ipotesi differenti. I più ottimisti fanno parte del gruppo che chiameremo la Chiesa del Gioco Dopo, secondo la quale la generazione corrente fa schifo perché è la prossima che sarà incredibile. È in questa ignota coppia di titoli che il team di Game Freak starebbe in segreto concentrando i propri sforzi. Vagliando storicamente le ultime uscite di Game Freak, è chiaramente constatabile che nessun titolo abbia giustificato le mancanze del precedente. Ma si sa, la fede è incrollabile, anche davanti all'evidenza dei fatti. Abbiamo poi i sostenitori del governo ladro, secondo i quali Game Freak è un mucchio di statisti che pensano più ai soldi che all'arte. Ci sono poi gli anti-europeisti che credono che il problema sia The Pokémon Company e non Game Freak, e che se la Software House potesse stampare moneta propria e con i suoi tempi i giochi passerebbero dalle stalle alle stelle, e la gang del falegname che ritiene invece che il proprio falegname con 5.000 lire avrebbe fatto un gioco migliore, perché la verità è che in Game Freak ci sono solo degli incompetenti. Infine, c'è chi ritiene che i giochi Pokémon non esistano, che siano solo un'invenzione fatta per tenerci buoni. Che è un'idea del cazzo, lo so, e questo dovrebbe mettervi in prospettiva la gravità del problema che abbiamo avuto durante il Covid. In questo mare burrascoso di ipotesi nel quale nulla è davvero confermato e tutto è verosimile, lo youtuber Ghireum Red decide di fare chiarezza una volta per tutte, con un'idea semplice quanto efficace. Il ragazzo, tramite una VPN, si collega ad un sito di recensioni dedicato a lavoratori ed ex lavoratori giapponesi, jobtalk.jp, per verificare se esistono dietro le quinte sullo sviluppo dei videogiochi Pokémon narrati da King Game Freak c'è stato davvero, una fonte decisamente più attendibile delle speculazioni di un fan scontento. E con gran sorpresa, signori, sì, ci sono ben 86. Dividendole in ordine di soddisfazione crescente, Ghireum Red pubblica l'11 luglio 2023 un video di 29 minuti circa, nel quale legge e commenta ogni feedback reperito e titola l'intero report con "Ho svelato", in maiuscolo, cosa succede dentro Game Freak. Era un po' passivo-aggressivo questo maiuscolo,
Può essere. Uno slogan che suggerisce una risoluzione corretta e definitiva all'annosa questione sul perché i giochi Pokémon non luccichino più come un tempo. Ben presto il lavoro, che attualmente supera le 146.000 visualizzazioni, è arrivato alla mia attenzione e non mi sono certo tirato indietro dal visualizzarlo e analizzarlo per capire se ci fossero degli elementi capaci di meritare una trasposizione in un video in italiano su questo canale. E la buona notizia è che sì, l'idea di Ghireum Red è assolutamente sensata e gli svariati commenti presenti su jobtalk.jp ci potranno permettere di avere un minimo le idee più chiare riguardo le problematiche riscontrate da Game Freak negli ultimi anni. La cattiva, invece, è che credo che il reportage originale sia stato realizzato in maniera incompleta e talvolta intellettualmente incauta per una serie di motivi cruciali. In primis, in apertura del video, Ghireum Red racconta di non saper parlare giapponese e che per questo l'intero gruppo di recensioni prese in analisi è stato tradotto con l'ausilio del traduttore automatico di Google. Un errore di modus operandi che per me vale la penna rossa, perché al momento le traduzioni non umane non sono affidabili e non possono essere usate in sostituzione al lavoro di un professionista, soprattutto quando si tratta un tema delicato come i problemi di una multinazionale e si decide di farci sopra un video di stampo documentaristico. In secundis, e forse si tratta del problema più pesante, l'intero video originale parte dal presupposto che ogni recensione letta sia prova indelebile e traccia sicura delle problematiche presenti all'interno di Game Freak, dalle quali si parte per poi compiere altre speculazioni sulle criticità presenti in azienda. Magari fosse così semplice. Le 86 recensioni presenti, depositate in un lasso di tempo di decine di anni e talvolta quindi riportanti problematiche che potrebbero essere state risolte nel corso del tempo, provengono tutte da soggetti che sono liberi di scrivere quello che vogliono senza una reale forma di contraddittorio, perché si tratta di un sito di recensioni e non di un tribunale. E pertanto ogni scritto può essere afflitto da una serie di distorsioni cognitive figlie dei pregiudizi e dell'esperienza umana l'autore. Partiamo dal presupposto che scientificamente l'essere umano è più incline a lasciare recensioni negative rispetto a quelle positive. Come riporta lo studio dell'azienda Zendesk del 2013, il 95% delle persone è incline a condividere esperienze professionali negative, mentre solo l'87% lo fa per quelle positive. Fra queste, solo il 33% di chi racconta qualcosa di bello lo fa con più di 5 persone, mentre per gli insoddisfatti si sale al 54%, più della metà. E perché succede questo, vi chiederete voi? Perché, come ricordano varie ricerche, tra le quali quella del 2014 degli psicologi Philippe Verdun e Naruto Sasuke, non so pronunciare questo nome, scusate, le emozioni negative hanno una durata nel tempo maggiore rispetto a quelle positive, dato che si tende a rimuginare di più sugli eventi fastidiosi della propria vita rispetto a quelli benefici. Questo, in breve, è il motivo per il quale alla programmazione settimanale è più probabile trovare in risposta un ma poca mitologia rispetto a un grazie per quello che fate questa settimana, ci vediamo in live. È dunque probabile che fra questi feedback ne troveremo tanti di persone scontente, come forma di esorcismo verso un'esperienza negativa che può accadere anche nella più rosea e salutare delle realtà. Ghireum Red è sorpreso di vedere che la media di Game Freak sia di 2.94 punti su 5. Ma la verità è che è di poco sotto la media, perché aziende come Platinum Games, Square Enix, oppure ancora Monolith Soft, sulla quale non si può dire poi così tanto a livello di qualità dei giochi, non si discostano molto da questo punteggio, per i motivi di cui sopra. Realizzare che molti autori di queste recensioni possano essere dipendenti o ex dipendenti scontenti, vuoi per una mancata promozione, vuoi per uno stipendio insoddisfacente, vuoi per un'antipatia nei confronti di colleghi o superiori, ci porta quindi alla conseguenza logica successiva. Possiamo prendere mai questi scritti come testimonianze fatte alla sbarra sotto giuramento. E dovremo tenere a mente che leggeremo pareri di persone che probabilmente dichiarano il vero, ma lo fanno mischiando i fatti alle proprie percezioni e bias cognitivi che sono fisiologici e non possiamo certo filtrare con precisione. Che ne so io dove si ferma la verità e parte la fanfiction?
Devo poi sottolineare che il campione statistico sia insoddisfacente, perché anche se le recensioni totali sono 86, tra quelle che riguardano solo i colloqui e quelle troppo vecchie e quindi incapaci di fotografare una situazione corrente, ci dovremo accontentare di circa 50 scritti, con i più vecchi che sono datati tra il 2014 e il 2015. Un numero irrisorio se contiamo che l'azienda, che secondo JobTalk ha 143 dipendenti, ogni anno pubblica nuove offerte di lavoro, talvolta anche aprendo più di 20 posizioni contemporaneamente, come è successo nel 2020. Leggeremo 50 pareri, certo, ma il numero di persone che si è avvicendata in Game Freak in quel lasso di tempo probabilmente è sull'ordine delle centinaia. Per alcune voci che saranno ascoltate ce ne saranno tante altre che rimarranno mute e non concorreranno a dipingere questo mosaico della salute di Game Freak. Per tutti questi motivi, il video che state per vedere non è una traduzione in italiano del reportage di Ghireum Red, ma una realizzazione da zero della sua ottima intuizione, con metodi e obiettivi diversi. Innanzitutto, lasciandoci alle spalle Google Translate, abbiamo sguinzagliato il grande Goggles of the Art, che è laureato in giapponese, per tradurre tutti gli scritti in questione ed evitare di prendere fischi per fiaschi. In secondo luogo, abbandoneremo l'obiettivo sensazionalistico di svelare la vera problematica dietro lo sviluppo dei giochi Pokémon, perché per quello ci servirebbero un giudice, dei testimoni, degli avvocati, tanti cazzi. Ciò che faremo è raccogliere tutte le testimonianze cronologicamente sensate, evidenziare quali siano gli elementi positivi e negativi ricorrenti, che in teoria sono i più credibili e quindi i meno affetti dalle distorsioni cognitive del singolo, e con essi ricostruiremo non tanto lo stato di salute di Game Freak, ma della Game Freak come viene raccontata su jobtalk.jp. Non ho verità assolute da vendervi, perché se vi dicessi una cosa del genere starei realizzando un reportage sul lavoro svolto male facendo il lavoro male. Se poi le criticità evidenziate dovessero essere compatibili con lo stato pietoso nel quale sono usciti i giochi degli ultimi anni, rendendo plausibilmente vicino alla realtà il quadro ricostruito con queste recensioni, lo lascerò decidere a voi. Signori avvocati di Game Freak in ascolto, so cazzi vostri, non miei a quel punto. Ho quindi provveduto a creare un account su jobtalk.jp con l'utilizzo di NordVPN per potermici connettere dall'Italia. A cavallo tra placement e racconto della ricerca, ci tengo a dirvi che NordVPN non è solamente un partner, ma un prezioso strumento senza il quale non avrei potuto realizzare questo video. Perché è solo con questo servizio che mi sono potuto collegare a numerose pagine giapponesi, per le quali altrimenti ci sarebbe stata una barriera digitale insormontabile. Al di fuori di ogni funzione rinomata del servizio, dalla threat protection alla possibilità di riprodurre il proprio catalogo multimediale dei servizi streaming anche all'estero, oggi voglio sottolineare quanto NordVPN permetta di eludere certi ostacoli digitali per un'informazione trasparente e più libera. In descrizione o nel commento pinnato trovate il link per iscrivervi al servizio di NordVPN per 2 anni con sconto, 4 mesi extra in omaggio e pure dei buoni Amazon. Così, se volete altri reportage, ve li fate da soli la prossima volta, perché non servo più io. Ci avete la VPN, vi leggete le recensioni, vi comprate un Goggles of the Art. Dobbiamo fare anche il Goggles of the Art PN. Creare un profilo su JobTalk non è stato difficile e l'unico ostacolo riscontrato è stato economico, dato che per accedere alle recensioni lasciate dagli altri utenti bisogna pagare un abbonamento mensile. Quindi ho messo mano al portafogli e poi ho completato la compilazione delle informazioni obbligatorie che riguardavano il mio ultimo impiego in Giappone. Dato che non ne ho mai avuti, ovviamente ho dovuto inventare una serie di creative cazzate, con l'intento peraltro di verificare quanto fossero zelanti i controlli sulla credibilità di quanto statuito. La risposta è un cazzo di niente, perché non ho avuto problemi a dichiarare che dal giugno 2018 al maggio 2019 sono stato impiegato nella
prima azienda che mi è apparsa nel menu a tendina scrivendo lettere a caso sulla tastiera. E si tratta della Bespoke Co. Limited. Precisamente sono stato impiegato full time con ruolo di responsabilità e quindi con circa una decina di persone sotto il mio attento occhio da supervisore. Inoltre, per qualche motivo, ho fatto anche un anno di reception. Il che è curioso perché la Bespoke Co. Limited fa cappelli, portafogli e cinture. Buongiorno e benvenuti in questa fabbrica di cappelli. Cognome, prego? Scusi. No! Ve l'ho già detto che non c'è abbastanza pelle in quei portafogli, ma in che lingua ve lo devo spiegare? Sicuramente non in giapponese, perché non lo conosco. E questo non è mai successo. Come potrete immaginare, ovviamente il portale mi lascia anche la possibilità di scrivere una recensione su come io mi sia trovato in Bespoke. Il che ci porta a dover rispondere a una domanda che tutti si staranno facendo in sala in questo momento. Le recensioni che leggeremo su Game Freak sono davvero attendibili? In linea di massima, sì, in realtà, e il perché è presto detto. Nella sezione guideline di jobtalk.jp, fra le quali abbiamo non dare dei demoni ai nostri superiori, non postare faccine e non scrivere LOL, scopriamo che esiste un sistema di moderazione interno che provvede a rimuovere tutti i commenti non abbastanza comprovati, con poche referenze e in generale poco credibili. Certo, non è che i controllori di JobTalk si rechino poi a casa degli autori dei post con una pistola puntata alla testa per scoprire se sono o meno stati impiegati dell'azienda XYZ, ma la possibilità che la propria recensione venga deflagrata, unita al fatto che per essere su quel sito e poter postare serve un pagamento di 1000 yen al mese, rendono sicuramente meno probabile la presenza di post troll. Il numero di recensioni relativamente basso per tutte le compagnie registrate sul portale è coerente con questa tesi. Facendo una ricerca approfondita sul web, poi ho potuto constatare che per molti siti specializzati giapponesi JobTalk sia affidabile per coloro che stanno cercando lavoro. Xkula, che peraltro è un sito concorrente, mette comunque JobTalk tra i migliori che offrono questo servizio. E su appsurvive.com, un portale di consulenze lavorative, si consiglia il sito come risorsa principale per conoscere lo stato di salute di alcune aziende giapponesi. Ma con un avviso, non credete a tutte le recensioni. Sono soggettive e dovreste sempre distinguere tra le considerazioni personali e quelle fattuali. È questo mantra, piuttosto che la messa in discussione delle recensioni in toto, che vorrei interiorizzaste, sia alla luce di quanto sia semplice postare su JobTalk, sia per tutto ciò che abbiamo detto in precedenza. Quello che stiamo per leggere va preso con le pinze, mai come oro colato. Ed è per questo che concentreremo i nostri sforzi solo sui commenti positivi e negativi ricorrenti postati negli ultimi 15 anni, anziché sulle esotiche dichiarazioni di Gianfranco San che poi non sono state riscontrate in nessun altro scritto. Capite, vorrei davvero credere a chi nel 2013 scriveva che Satoshi Tajiri si presenta la mattina in azienda solamente per fare ginnastica. Vorrei davvero pensare che mentre Omori spiega gli obiettivi chiave dello sviluppo di decima generazione, intanto Tajiri sta facendo gli squat e tu devi fare finta di niente, se no sei licenziato. Però non posso perché ne parla solo un cristiano, ok? Adesso il nostro modus operandi, signori avvocati di The Pokémon Company, vi è chiaro al 100%. E ci manca solo un ultimo tassello. Come è strutturata nel pratico un'azienda di videogiochi? Di solito una grande azienda divide il proprio lavoro tra tre tipologie di risorse. In cima alla piramide troviamo i contratti a tempo indeterminato, impiegati assunti fino a che morte o gravi problematiche non li separi dall'azienda. Gli uomini e le donne sui quali la società decide di puntare per sempre, che sono teoricamente sia i più esperti da un punto di vista tecnico che soprattutto in una prospettiva di conoscenza del prodotto e della sua storicità. Subito sotto abbiamo i contratti a tempo determinato. Sono risorse assunte, sì, ma per un periodo di tempo limitato, oltre il quale la società si riserva il diritto di non rinnovare, interrompere questo rapporto di collaborazione e non contare più, insomma, sul loro contributo. Si tratta di individui che cercano di dimostrare spesso e volentieri di essere i programmatori, i designer o i disegnatori che possono cambiare il futuro dell'azienda, in modo tale da essere promossi a tempo indeterminato dopo una serie di rinnovi.
Le due categorie descritte fanno parte del gruppo di risorse che può essere definito come sviluppo in-house, così denominato perché al netto dello smart working si parla di persone che lavorano fra le mura degli uffici aziendali. Fonte imprescindibile di ogni idea creativa, il team in-house porta numerosi vantaggi e vado a elencarvi quelli che per me sono i principali. Il primo è che il personale assunto e interno, soprattutto quello storico, ha una grande cultura della proprietà intellettuale di turno. Ne ha chiari gli obiettivi a breve e lungo termine e ha cementificato un linguaggio che rende chiare e veloci le comunicazioni all'interno, tanto quanto incomprensibili al di fuori. Lo zoccolo duro di Game Freak sa che cosa siano dei Pokémon leggendari di copertina. Sa cosa essi devono rappresentare per le nuove generazioni a venire. Sa quali caratteristiche devono possedere, non hanno mai posseduto e quali devono essere evitate. Mentre tutto questo è difficilmente assimilabile in poco tempo da un game designer che fino all'altro ieri lavorava a Call of Duty. Il secondo vantaggio è relativo al controllo qualità. Il team in-house è costantemente monitorato, banalmente per prossimità fisica tra i project leader e coloro che si trovano in posizione subordinata. Quindi è molto più semplice sincerarsi dell'andamento positivo dello sviluppo con continui monitoraggi faccia a faccia. Il terzo e ultimo motivo riguarda la comunicazione e si ricollega a quanto appena detto. Salvo eccezioni, il passaggio di informazioni tra i sottoteam interni all'azienda è rapido ed efficiente. E i tempi di risposta dipendono solo dalla capacità di organizzare tempestivamente tavole rotonde, fisiche o digitali, all'interno dell'azienda. Fuori da questo gruppo, e come ultimo tipo di risorsa per una società, abbiamo i cosiddetti outsourcer, ovvero coloro che non sono realmente assunti in azienda e che si occupano di liccare tutto il contenuto dei giochi, come è successo l'ultima volta a febbraio. Si tratta di lavoratori inquadrati come collaboratori esterni, a tutti gli effetti non dipendenti della software house, e si dividono tra liberi professionisti e i molto più comuni impiegati di aziende terze che hanno come obiettivo proprio quello di fornire personale in outsourcing ad altre società. E benché a internet piaccia vedere questo gruppo di individui come mercenari ai quali non si dovrebbe mai ricorrere, la verità è che anche la software house più in salute dell'universo deve avere parte del personale fuori dalle mura aziendali. E il perché è presto detto. Innanzitutto, ricorrere all'outsourcing può permettere di risolvere tempestivamente le fisiologiche mancanze formative dei propri dipendenti. Come nella distribuzione delle statistiche di un RPG, ognuno di noi ha delle capacità in alcuni ambiti e dei deficit in altri, vuoi per mancanza di talento, predisposizione oppure tempo. Magari il team in-house conosce bene il progetto, i suoi obiettivi, la sua storia, ma difetta della conoscenza di uno specifico software di sviluppo che è fondamentale per una componente dell'architettura di una neonata console. Ecco che quindi si va a pescare un lavoratore esterno che invece è esperto in quello specifico ambito, peraltro senza barriere linguistiche e geografiche. I lavoratori d'ufficio devono tendenzialmente essere residenti nel luogo in cui ha sede l'azienda, mentre il personale esterno può essere ingaggiato anche dall'altra parte del mondo, garantendo la possibilità di fare affidamento sulla persona giusta, al momento giusto, ovunque essa si trovi. Realizzare outsourcing, poi, permette di ridurre i costi di sviluppo. Un dipendente a chiamata ovviamente costa meno di uno assunto e non doverlo ospitare fisicamente permette di ampliare il team senza dover adattare strutturalmente gli uffici. Ingrandire il team in questa maniera peraltro riduce i tempi di sviluppo, il che per The Pokémon Company è doppiamente vantaggioso. Rilasciare generazioni Pokémon a pochi anni di distanza permette un costante rinnovamento del merchandising che è la maggior parte del fatturato dell'azienda, nonché riduce il costo totale di un processo creativo di una generazione e quindi aumenta il peso dei profitti per copia venduta. Lo so che 31 milioni di copie vendute per The Legend of Zelda Breath of the Wild sono onorevoli, e lo so che questo numero si porta spesso a dimostrazione del fatto che l'arte possa vendere anche di più della forza del marchio, Pokémon in questo caso. Guardiamo in faccia la realtà, facciamolo. Per quel titolo sono stati spesi 5 anni e mezzo di lavoro, mentre per Pokémon Spada e Scudo sono stati più o meno 2, come raccontato dalla stessa Game Freak in un suo blog post.
brainstorming alla fine del 2016, inizio vero dei lavori settembre 2017, pubblicazione novembre 2019. 25 milioni di copie vendute, solo 6 milioni in meno rispetto a Zelda, in meno della metà del tempo di sviluppo. Da un punto di vista commerciale, l'impresa del team di Omori è titanica. Tornando al nostro argomento principale, dunque, ogni azienda videoludica di grandi dimensioni si divide in contratti a tempo indeterminato, determinati e lavoratori esterni. Su JobTalk la maggior parte delle testimonianze deriva da dipendenti o ex dipendenti, quindi le testimonianze riguardo l'esperienza di outsourcing saranno principalmente ottenute per via indiretta. Le nostre fonti principali saranno dipendenti a contratto indeterminato e dipendenti a contratto determinato. E nella lettura delle singole opinioni espliciterò sempre il tipo di contratto del lavoratore di turno per due motivi. Il primo è che così si aggiungerà contesto importante agli iscritti. La situazione precaria di un contratto determinato potrebbe incidere sulla ruvidità dei giudizi negativi e al contempo rendere ancora più sentiti quelli positivi se fatti a prescindere da essa. La serenità economica di un contratto indeterminato invece potrebbe enfatizzare i giudizi positivi, ma anche rendere più pesanti i lati negativi emersi, che nonostante una situazione di relativa tranquillità vengono comunque lamentati. Il secondo motivo per il quale questa distinzione vi sarà sempre chiara è perché in Game Freak le due categorie di lavoratori hanno visioni dell'azienda molto diverse, dovute a una disparità di trattamento che purtroppo sarà un punto focale del nostro reportage. Abbiamo ufficialmente concluso le premesse e possiamo gettarci nella lettura delle opinioni di questi signori. E lo so che è passata praticamente mezz'ora, e lo so che è la durata dell'intero video di Gireum Red. Ma a te, spettatore impaziente, risponderò la stessa cosa che direi a un cristiano che mi chiede un modo semplice per terminare Dark Souls 3 Soul Level 1 senza armatura bendato. Non si può fare una cosa difficile senza tempo e pazienza. Avvocati di Game Freak, mi riferisco davvero al mio pubblico. Non a Game Freak. Per dimostrarci non prevenuti, e soprattutto per evitare di trasformare questo video in una messa alla berlina di Game Freak per confermare i dubbi di decine e decine, ma che dico migliaia di fans contenti, ci tengo a partire dai lati positivi che emergono dalle recensioni di JobTalk. E vi sorprenderà, ce ne sono diversi. Innanzitutto, e fa sorridere leggere una cosa del genere da fan di vecchia data, si evince chiaramente che contribuire alla nascita di un gioco Pokémon sia un'esperienza soddisfacente e gratificante. Vuoi per la fama del franchise, vuoi soprattutto per il ruolo che Pokémon può aver avuto nelle nuove leve ora entranti in Game Freak. Nel 2021, un computer graphic designer scrive che lavorare a titoli di fama mondiale è stato davvero gratificante, mentre nel 2020 un generico indeterminato dice che è bello lavorare a quello che ti piace. Secondo questo game planner del 2021, entri a far parte dell'azienda e niente, è proprio Pokémon. È molto gratificante lavorare a titoli di fama mondiale e ricevere feedback dai consumatori di ogni angolo del pianeta, dimostrando in qualche modo che il tempo in Game Freak possa contribuire a una forte crescita professionale anche per via del volume dei feedback che si ricevono. Molti altri parlano di essere coinvolti nello sviluppo di titoli famosi come generico pro, e taluni lo percepiscono come una sorta di garanzia per il futuro. Un graphic designer nel 2018 dichiarava che l'IP Pokémon è forte e i contenuti di questo brand non finiranno mai. Il senso di sicurezza, da intendersi ovviamente come economica, non manca. Un po' più caustico è invece il commento di questo dipendente a tempo indeterminato del 2020, che racconta di come i prodotti siano talmente grandi che loro possono permettersi di non sviluppare nulla di nuovo per sempre. Una mancanza di necessità di inventarsi di sana pianta una nuova IP, che da una parte sottintende stagnazione creativa, ma dall'altra è pur sempre annoverata tra i lati positivi dell'esperienza. Non doversi chiedere se l'idea alla base del progetto sarà attraente è un vantaggio, perché ci si può concentrare solamente sul modo in cui la si confeziona e veicola. Come avete potuto vedere, questo feedback arriva da qualsiasi tipo di dipendente, a dimostrazione che si tratta di un'opinione che trascende i vantaggi o i problemi delle singole situazioni lavorative. Produrre Pokémon è bello e non posso che trovarmi d'accordo nel mio piccolo. Se sono ancora qui, nonostante le cocenti delusioni degli ultimi tempi, è perché maneggiare i mostriciattoli tascabili e farlo per una community di appassionati mi mette sempre di buon umore. Quasi sempre.
Un altro pro condiviso è quello dell'agevolezza dello smart working, un'esigenza fiorita in pandemia, ma che dovrebbe essere un asset aziendale per ogni realtà con ritmi produttivi serrati. Questo computer graphic designer, nel 2021, racconta di un kit di sviluppo che viene inviato al tuo indirizzo con le stesse specifiche di quelli in azienda, il che permette di lavorare da casa senza problemi. Le specifiche di questi kit sono piuttosto elevate. Ho sentito com'è stato lo smart working per dei miei amici di altre aziende e rispetto a loro Game Freak ha reagito alla situazione con 3 o 4 mesi di anticipo. L'addetto al bilanciamento dei titoli poi aggiunge: dopo che è stato introdotto il sistema di lavoro da remoto è diventato possibile mantenere un equilibrio fra vita privata e vita lavorativa, il che lascia presagire che in precedenza l'azienda rubasse un po' troppo tempo libero e che questi kit casalinghi siano stati sia una risposta al Covid-19 sia a schedule lavorative asfissianti. Altri commenti confermerebbero questa ricostruzione. La quantità di straordinari dipende dalle condizioni in cui versa lo sviluppo, ma capita di frequente che siano ingenti. C'è anche un sistema di lavoro da remoto e la sua presenza aiuta molto a garantire un buon equilibrio tra vita privata e lavorativa. Secondo questo computer graphics designer, che scrive nel 2020, quindi un anno prima della comparsa di questi kit nelle recensioni, l'azienda non teneva traccia dell'orario d'uscita dei dipendenti. Si dava per assodato che tutti smettessero di lavorare all'orario da contratto, ma in realtà molti lavoravano anche fino a notte fonda. Di recente l'azienda ha cominciato a registrare gli orari d'uscita, ma c'è chi comunque fa straordinari non retribuiti. Un problema che dopo la riforma del 2018 del defunto premier Shinzo Abe, che ha stabilito un tetto massimo di 360 ore di straordinari, è divenuto ancora più pressante. Adesso che hanno fatto la riforma del lavoro, effettivamente meno dipendenti finiscono a fare gli straordinari, ma questo significa che parte del lavoro non viene finito e le cose si accumulano sempre di più. Gli standard di qualità si abbassano e vengono rilasciati prodotti ancora incompleti al pubblico. È una ricostruzione unicamente della Game Freak di Job Talk. Caso che poi dica una cosa del genere. Lo smart working, insomma, se da una parte non può combattere la necessità di straordinari non retribuiti, perché per quello bisognerebbe lavorare sulla schedule, dall'altra parte può almeno dislocare questi momenti di lavoro extra in casa propria. Uno stato delle cose che parrebbe ancora attuale visto questo commento del 2023, nel quale un programmatore dichiara che la schedule di lavoro era risicata, la quantità di compiti assegnati per persona era pesante e c'era chi finiva col doversi occupare di più progetti assieme. Tutto questo lo rendeva un posto di lavoro in cui era difficile, in generale, ritagliarsi del tempo libero. È possibile però richiedere di lavorare da casa, e se si fa richiesta per lavorare da remoto, l'azienda invia un computer desktop uguale a quelli presenti in ufficio. Quindi basta assicurarsi di avere una buona connessione e si può lavorare da casa più o meno nello stesso ambiente. Eccola, proprio lei, la cantina di Masuda. Con questo sistema di lavoro ibrido, Game Freak sembra aver contrastato una problematica lamentata sin dal 2014. Allora, una graphic designer dichiarava che, fatta eccezione per gli outsourcer e quelli con contratto a ore, tutti, dal dirigente all'impiegato, passano veramente tanto tempo in azienda. E una detta alle risorse umane, nello stesso anno, parla del fatto che l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata non era buono, ma almeno non ci facevano lavorare nei giorni di festa. Poteva andare peggio. Signor avvocato di The Pokémon Company, l'ha scritta lei sta cosa, no io, Un altro pro comunemente percepito è il salario, anche se qui il discorso è un po' più complesso. Pare che gli stipendi per il settore siano alti, scrive un computer graphics designer nel 2021, dimostrando implicitamente che alcune recensioni arrivino da professionisti in erba. Un collega a tempo indeterminato ci aiuta a quantificare questo cachet, dichiarando di prendere 9 milioni di yen all'anno, anche se non è chiaro se si tratti di importo lordo o netto. La retribuzione annua è ottima per il ruolo che avevo. Lo stipendio mensile non è tutto questo granché, sì, ma le indennità in aggiunta allo stipendio sono sostanziose e la loro quantità cambia di anno in anno in base ai risultati dell'azienda. Stipendio mensile? Indennità in aggiunta? Quando ho letto questa recensione ho capito di non avere la più pallida idea di come funzioni lo stipendio in questo settore professionale. Quindi ho deciso di fare chiarezza. Su Glassdoor.com, un altro grande sito di informazioni lavorative al quale mi sono iscritto, apprendiamo che lo stipendio giapponese medio per uno sviluppatore di videogiochi è di 8 milioni di yen. Dato dalla somma di una paga base, che va dai 4 ai 6 milioni, e un bonus dalla forbice ampia, che spazia dai circa 450.000 yen ai 5 milioni. Secondo il portale, dunque, la paga massima di base più indennità aggiuntive per un dipendente del settore è di circa 11 milioni di yen.
Ecco quindi che assume significato la soddisfazione del computer graphic designer che riceve 9 milioni di yen, somma di una probabile base che viene definita non granché, e quindi magari attorno ai 4 milioni, e un bonus di produzione che potrebbe toccare quasi il massimo descritto da Glassdoor. Perché se obiettivamente non prendi indennità stellari o 25 milioni di copie vendute, cosa devo fare? Sacrificare mia nonna a Satana? Per essere sicuri di non prendere fischi per fiaschi, abbiamo raggiunto un nostro contatto in Giappone, Giulia Greco, Senior Tour Guide per 80 Days Japan, e le abbiamo chiesto un'opinione su uno stipendio annuale di 9 milioni di yen, dato anche il costo della vita del sollevante. Ci è stato risposto che è una retribuzione molto elevata, il che rende ancora più probabile che la paga del computer graphics designer sia una somma di uno stipendio base non troppo incredibile e di una grande indennità aggiuntiva. Un'addetta ai lavori d'ufficio, nel 2020, definisce nella media il salario, rafforzando l'idea che in Game Freak ci siano stipendi base poco più che accettabili e indennità corpose generate dai dati di vendita positivi. Questa testimonianza dell'anno prima va esplicitamente in questa direzione. Lo stipendio è alto se paragonato al resto del settore. E qui si parla di uno stipendio di 5 milioni per un contratto indeterminato, quindi forse ci si riferisce alla sola paga base. Ma non è una grande sicurezza, perché quanto si prende dipende dalle vendite dell'azienda. Per completezza, nella recensione di questo computer graphics designer a tempo determinato apprendiamo che la sua paga sia ancora una volta di 5 milioni di yen, mentre per questo game planner in outsourcing la paga prevista era di appena 3 milioni e mezzo, cioè circa 22.000 euro. Uno stipendio che ancora una volta viene percepito come elevato per il ruolo ricoperto, quindi l'antifona rimane la stessa. I dati sono insufficienti per una ricostruzione dettagliata e certa, ma la forbice degli stipendi di Game Freak sembra andare dai circa 3 milioni di yen ai 9, confermando le speculazioni di questo computer graphics designer del 2021. Credo di prendere la metà di quanto prende il dipendente con il posto fisso medio. E se un contratto determinato probabilmente prende 5 milioni di yen bonus inclusi, la proporzione ha senso con l'indeterminato di cui sopra che ne prende 9. Vorrei soffermarmi su quanto abbiamo appreso, perché credo di essere davanti a un pro che non è davvero un pro. Da un punto di vista meramente salariale, la situazione è positiva, poiché il proprio stipendio dipende dalle prestazioni di un'azienda le cui vendite sono una garanzia, ed è il motivo per il quale quasi tutti i dipendenti sono tranquilli. A maggio del 2022, nell'ultimo report fiscale, The Pokémon Company ha dichiarato di aver aumentato il proprio profitto netto rispetto all'anno precedente del 123%, per un equivalente di circa 300 milioni di euro. Sorprende quindi che i bonus siano da capogiro. Dall'altra parte, il benessere economico dell'intero staff sembra dipendere più dalle prestazioni commerciali che da quelle artistiche, con una conseguenza ovvia, ma che deve essere sottolineata con forza. Nessuno in una situazione simile viene messo in condizione di sperimentare serenamente, di prendere rischi, di fare scommesse artistiche, perché la posta in gioco è troppo alta, e per la scelta ardita di un project manager o di un dirigente ci potrebbero rimettere gli stipendi di altre 140 persone. Tutto a un tratto, la scelta di mettere l'ennesima forma di Charizard in un nuovo videogioco sembra meno un attaccamento al passato e più una clausola di sicurezza. Lo so, ragazzi, che trasformando tutto il mondo in 3D si perde il fattore nostalgia, però non ci mettiamo solo una forma di Charizard, ne mettiamo due di mega evoluzioni. Dillo a tua moglie che può stare tranquilla. O creatura può continuare a fare calcetto. Se non altro, forse nei limiti delle scelte sicure da poter fare in azienda, c'è un altro punto positivo che emerge da svariati commenti. In Game Freak si può esprimere la propria opinione e vederla presa in considerazione indipendentemente dal ruolo ricoperto e dalla propria anzianità. Dato che si trattava di Pokémon, mi aspettavo che le opinioni dei vertici fossero insindacabili e che i membri del personale non potessero dire la propria, ma mi sbagliavo. Al contrario, c'è una cultura lavorativa che incoraggia a esprimere le proprie opinioni. Mi sono sentito sia gratificato che sorpreso quando hanno adottato alcune delle mie proposte, anche se ero appena entrato. Si tratta di un'azienda con una mentalità aperta e un ambiente in cui è facile dire la propria. Game Planner, direttore di sezione 2021. Ci sono venute tante belle idee discutendo alle tavole rotonde. C'è un ambiente lavorativo in cui è facile dire la propria e sono pochi i colleghi che non mi vanno a genio.
altro collega, medesimo anno. L'anzianità non viene assolutamente presa in considerazione e i dirigenti ascoltano indistintamente le opinioni e i punti di vista di tutti. Queste idee, se hanno potenziale, vengono effettivamente portate avanti. Ci sono diversi team con responsabili sulla ventina e subordinati che hanno tutti più di 40 anni. In azienda, insomma, sembra più importante il contenuto della propria idea che la data di nascita sulla carta di identità. Quale però sia il contenuto di quest'idea vincente e soprattutto se serva a compiacere di più l'arte o il portafogli, non ci è dato saperlo. Anche tornando al 2018, l'idea in merito è molto simile. La cultura aziendale mi sembra favorire le proposte ambiziose e gli atteggiamenti propositivi. Ho percepito questa cosa in particolare durante il colloquio e nei momenti subito successivi alla mia assunzione. A essere onesti, la recensione prosegue con un enorme, gigantesco ma, che però non trova sostegno in nessun altro scritto e quindi potrebbe essere frutto di percezione soggettiva. Se una proposta venga portata avanti o meno, dipende da chi l'ha fatta, non dal suo contenuto. Se rientri nelle grazie del tuo capo o dei tuoi superiori, la tua proposta verrà accettata, ma se sei uno di quelli più in basso nei ranghi, dipende da cosa proponi. Portare alla luce i problemi potrebbe essere preso come una lamentela. Dato che l'autrice della recensione è una donna, si potrebbe ipotizzare una difficoltà a veicolare le proprie idee in uno staff prettamente maschile. Ma mancano anche in tal senso opinioni univoche. Se nel 2020 una lavoratrice d'ufficio dichiara che il fatto che nelle posizioni manageriali praticamente non ci siano donne la dice lunga, nel 2014 una graphic designer comunica l'esatto opposto. Ovvero che anche se la maggior parte dei dipendenti, come al solito, è di sesso maschile, non mi sono mai sentita in difficoltà al lavoro perché donna. Rileggendo tutte queste opinioni sulla possibilità di vedere realizzata la propria idea, mi sono reso conto che provenissero tutte da contratti a tempo indeterminato e mi sono chiesto se ci fosse la stessa opinione scendendo di rango. L'unica testimonianza che ho trovato è quella di un game planner del 2020, che conferma la presenza di discrezionalità e dunque libertà per le mansioni a cui si è assegnati, ma aggiunge anche che nel suo caso, e in quello delle risorse esterne, c'è poca voce in capitolo per tutto ciò che esula dalle loro responsabilità. Allo stagista, insomma, lasciano scrivere in libertà la storia nelle lastre e nient'altro, ma non sanno cosa si perdono. I contratti determinati, dunque, oltre a prendere una paga inferiore, hanno meno presa di insieme sul progetto. Uno stato delle cose che non deve sorprendere, dato che in qualunque grande azienda la fase di acclimatamento delle nuove risorse, altresì leggasi come il tempo necessario affinché l'azienda si fidi di te quando ancora non sta puntando su di te al 100%, è lunga e piena di autorizzazioni insufficienti. Sarebbe assurdo il contrario, immaginatevi un nuovo montatore della cantina di Saidonia che dopo un mese, anziché fare il best of delle clip, decide quali sono i giochi che devono essere portati in live e io non posso dire niente al riguardo. Sarebbe strano, no? Abbiamo poi pro non comunissimi ma condivisi in qualche recensione, come chi parla di designer assai capaci oppure di risorse esterne degne di nota. Mentre l'ultimo dei pro più gettonati può essere descritto con le parole di questa graphic designer del 2014. Ho avuto l'impressione che l'azienda avesse molto a cuore la crescita personale dei dipendenti e che si impegnasse molto in questo senso, a volte azzeccandoci e altre volte sbagliando. Ed è così anche tanti anni dopo. Dentro all'azienda viene portato avanti un sistema di formazione e capita la maggior parte dei mesi di avere 2 o 3 sessioni di training. Ho sentito da chi mi circondava che recentemente l'azienda si sta impegnando molto nella formazione e comparandola con quella che facevo dove lavoravo prima, mi sembra più completa. L'azienda impiega molte risorse nella formazione. C'è un sistema di valutazione ben consolidato e fa parte della cultura aziendale che i superiori si impegnino seriamente per far crescere i loro sottoposti. Anche il sistema di formazione è completo e variegato. Ogni semestre ci si consulta con i propri superiori riguardo le proprie preferenze e si decidono quali corsi cominciare a seguire. Dopo lavoro ho frequentato per un periodo una scuola e parte della retta l'ha coperta l'azienda. È palese che Game Freak organizzi per i suoi dipendenti dei percorsi formativi, il cui contenuto viene discusso a seconda delle necessità. Ma questi training, nel pratico, cosa sono? Allora, sono 3 squat, 2 serie di addominali da 10, tutta la scheda di Satoshi Tajiri, insomma, però la devi seguire per i cazzi tuoi e senza mai dire che te l'ha passata lui. Percorsi di formazione o training si intendono percorsi didattici affrontati durante un'esperienza lavorativa, che hanno come obiettivo quello di incrementare le competenze di un professionista o addirittura generarne di nuove, il che riduce la necessità di ricorso a personale esterno. Un'operazione compiuta da tantissime aziende nel mondo, non solamente nel campo dei videogiochi, e particolarmente sentita in Giappone.
Secondo un vecchio articolo del 1971 dell'economista Peter F. Drucker per l'Harvard Business Review, il Giappone è sempre stato un passo avanti all'Occidente per il suo inusuale approccio al trading. Mentre in Occidente si tende a formare un dipendente solo per necessità sopraggiunta, in Sollevante esiste il concetto di continuous training, allenamento continuo, secondo il quale ogni dipendente, dal novizio al dirigente, deve costantemente essere formato per l'intera durata della sua carriera fino a che non va in pensione. E ancora oggi, a distanza di 50 anni, la situazione è molto simile. Sono entrato in contatto con una fonte anonima che lavora nello sviluppo dei videogiochi AAA per capire quanto l'approccio di Game Freak fosse comune e ho ricevuto il seguente commento. I training vengono organizzati, sì, ma varia di azienda in azienda quali fare, quanti, se farli e con quali obiettivi. Generalmente è una cosa positiva perché vuol dire che stai investendo sull'impiegato. Personalmente è una cosa che apprezzo in un'azienda, è un beneficio reciproco. Insomma, un plauso a Game Freak nell'applicare con successo uno dei mantra lavorativi del Giappone, peraltro con grande intensità, si parla di 2-3 training al mese. Guardando ancora l'insieme delle recensioni, però, ho di nuovo constatato univocità di bandiera. Tutti gli encomi sui training derivavano dai contratti a tempo indeterminato, coinvolti o meno in ruoli di supervisione. E i determinati, invece, che ne pensano? CGD 2021. Mi è sembrato che i dipendenti con il posto fisso, oltre ad avere molte mansioni, dovessero sottoporsi a diversi training. Mi è sembrato? E tu? Se sei un lavoratore a contratto o un esterno, solo sotto un buon responsabile si può essere autorizzati a partecipare a questi momenti di formazione, che fondamentalmente sono previsti solo per i dipendenti a tempo indeterminato. Game Planner del 2020. Tutti i programmi di formazione e training un minimo interessanti sono rivolti ai dipendenti a tempo indeterminato. I dipendenti a contratto non hanno niente, ogni forma di training va fatta a spese proprie, utilizzando peraltro i giorni di ferie. È che l'azienda non parte proprio dall'idea che i dipendenti a contratto crescano a livello lavorativo. Altro computer graphics designer, 2021. Non ho apprezzato la differenza con i dipendenti a tempo indeterminato, sia in termini di formazione che di retribuzione. Le opinioni, come vedete, sono diametralmente opposte. Ai contratti a tempo determinato non è garantita nessuna formazione, né a breve né a lungo termine. È qui che Gianfranco Kun, fan di Pokémon, degli anime, degli instant noodles, del Lucca Comics, tuonerebbe con un giudizio affrettato. Ma sono degli imbecilli, ma eccolo qua il problema, cioè devi allenare tutti, perché se non alleni tutti sei un coglione, cioè allenali tutti. La squadra di calcio che fanno? 5 fanno lo stretching e 6 no? Piano Gianfrancone che ti versi addosso l'instant ramen. Per parlare di questo argomento dobbiamo andare con i piedi di piombo. Faceva ridere questa immagine di questo tizio, la soba. Anche se esistono aziende che veicolano le loro formazioni a qualunque categoria di dipendenti, altrimenti non avrebbe senso la sorpresa esplicitata da alcuni lavoratori nelle recensioni, la scelta di rivolgerli ai soli indeterminati ha più di una motivazione sensata. Un contratto a tempo determinato è una risorsa precaria, sulla quale non si è ancora convinti di investire del tempo e del denaro. Formarla per poi cacciarla dopo qualche mese risulterebbe inefficiente, perché si sarebbe speso fatica su una risorsa non più disponibile. In quanto percepiti come impiegati usa e getta, e può essere brutale, ma è una realtà presente ben al di fuori degli uffici di Game Freak, migliorare le competenze di un contratto determinato potrebbe persino essere controproducente. Formo un game planner e poi lo accompagno alla porta. E tutti i soldi che ho speso per renderlo migliore e spiegargli la Pokémon Way of Living finiranno nelle sacche della prossima azienda che lo va a assumere. Sono logiche tristi e pallose, lo so, ma anche diffuse in qualsiasi realtà lavorativa. Quindi non possiamo vedere la sola mancanza di corsi formativi per i contratti determinati come una red flag per Game Freak. Come dichiarato da quel computer graphics designer del 2021, poi esiste un sistema di eccezioni, per il quale un superiore, un contratto indeterminato, può permettere a dei contratti determinati che stanno sotto di lui di accedere ad alcuni percorsi formativi, il che si legge come una possibilità dei supervisori di permettere a contratti determinati che presto verranno rinnovati di divenire migliori e contribuire meglio agli obiettivi dell'azienda. Quindi tutto ok? Un cazzo, no. Terminiamo la lettura di una delle opinioni appena lette sull'assenza di training. Per quanto sia vero che si tratti di personale usa e getta, dubito fortemente che abbia senso formare solo i dipendenti fissi, dato che a conti fatti la maggior parte del lavoro lo fanno i lavoratori a contratto. Ma come?
I lavoratori a contratto, quelli meno pagati, quelli che non hanno visioni di insieme sul progetto e che non hanno abbastanza discrezionalità al di fuori delle proprie competenze, quelli che non vengono allenati a differenza dei fissi, e i colleghi col posto fisso, allora che ci fanno coi corsi di formazione? Allacciate le cinture, signori. Finora abbiamo assistito a problematiche comuni, comprensibili, facenti parte dei giochi economici e di potere di tutte le aziende del mondo. Ma ora stiamo per leggere di un malus lamentatissimo e specifico di questa situazione. A dire il vero, l'opinione più presente tra tutte quelle espresse in questo documento, siano esse opinioni positive o negative. Qualcosa che definirei il nucleo marcio che manda in malora tutte quante le altre situazioni circostanti. Eccola, la valanga della Sierra Napada, ma fatta di merda. Quindi, in definitiva, la valanga della Sierra Napada. Mi sembra che ci siano molti dipendenti che lavorano da tanto tempo in azienda e che con l'avanzare dell'età si rifiutano di adottare le nuove tecnologie. Ho riscontrato questa tendenza in particolar modo nei dipendenti a contratto indeterminato del mio reparto, gli stessi che in teoria ricevono dei training per ovviare a questo problema, cosa che ci costringeva ad affidare la maggior parte del nostro lavoro a degli esterni. Ho avuto l'impressione che si sprecassero soldi e che si aprissero nuove posizioni o si pubblicassero annunci di ricerca personale solo e soltanto per rimediare ai casini combinati da gente che non riesce più a stare al passo con i tempi. I dipendenti fissi con più anzianità non imparano a usare le nuove tecnologie e pertanto la gran parte di ciò che richiede queste competenze viene affidata a dei lavoratori esterni. Mi sono sentita molto distante dalla posizione dei dipendenti fissi, che fondamentalmente affibbiavano agli esterni tutti quei compiti di routine relativi al software e alle meccaniche interne di gioco delle quali non volevano occuparsi. E a giudicare dalle recensioni che seguiranno, direi che più che un non volevano è un ormai non potevano. Nel senso che rifiutandosi di imparare nuovi metodi non avrebbero più potuto portare a termine delle mansioni senza i dovuti aggiornamenti. Il computer graphics designer che nel 2021 lamentava diseguaglianze in termini di formazione e retribuzione tra tempi indeterminati e determinati, termina così il suo scritto. Le competenze tecniche erano in ritardo di diversi anni rispetto al resto dell'industria. E tra gli altri lati negativi abbiamo anche il disprezzo che provano responsabili e dirigenti nei confronti degli sviluppatori. Certo, non abbiamo idea di quanto sia grande questo gruppo di storici contratti a tempo indeterminato che rifiuta di accogliere training e aggiornamenti. Ma la quantità di feedback in tal senso è talmente elevata che viene difficile pensare che sia piccolo. E la cosa più pesante è che questo parere non arriva solamente dai contratti a tempo determinato, ma anche da indeterminati junior che sono basiti tanto quanto i loro colleghi. Molti là dentro si adagiano sugli allori, dicendo che tanto quando il gioco esce vende lo stesso, e si aggrappano a questa convinzione senza voler migliorare né se stessi né il livello tecnico carente. Queste posizioni di rilievo vengono occupate per anni da persone incompetenti, sia a livello tecnico che di know-how, che poi fanno da collo di bottiglia a tutto. Ormai credo che siamo indietro di 2 o 3 generazioni rispetto al resto del settore videoludico. Non importa quanto lo sviluppo rimanga indietro, la data d'uscita non viene posticipata, quindi bisogna fare diversi compromessi, cosa che è piuttosto frustrante per gli sviluppatori. Altro indeterminato. Tutto qua è vecchio. Adesso si sono finalmente messi in pari con Nintendo Switch. O almeno questo pensava una signorina ricolma di ottimismo nel 2020. Ma mi preoccupa pensare a come se la caveranno d'ora in poi come compagnia videoludica. A livello di sviluppo tecnico sono parecchio indietro rispetto ad altre compagnie e tutti gli ingegneri migliori stanno levando le tende per andare a lavorare in altre aziende. Andando indietro nel tempo, purtroppo le cose non migliorano. 2017. In generale le competenze tecniche del personale sono molto basse. All'interno dell'azienda è pieno di gente che ci lavora da una vita, è incapace a sviluppare e non riuscirebbe mai a trovare impiego altrove. Mentre quelli competenti se ne vanno in massa. Basta pubblicare giochi e poi venderanno, non c'è bisogno di impegnarsi, questo è l'atteggiamento con cui affrontano il loro lavoro. Abbiamo sempre pensato allo stagista come questo pacifico figuro solitario che ama le cose fatte bene e si accontenta di lasciare le sue briciole come pollicino in attesa che il pubblico amante del franchise le raccolga. Ma lo stagista non è uno, sono tanti e sono incazzati come le bestie. Il quadro dipinto per ora è quello di una Game Freak con un numero di veterani imperiti non trascurabile, che finisce per rallentare il processo di sviluppo e far percepire l'azienda come indietro rispetto alla tecnologia corrente. Nella maggior parte dei casi si evince un dolo di questa sezione del personale, che sta volutamente in panciolle a scaldare la sedia. Mentre, secondo questo game planner a tempo indeterminato, il problema sarebbe genericamente da additare alla gestione delle risorse umane.
Le persone più in là con gli anni e quelle le cui competenze non sono più al passo con i tempi lasciano l'azienda, vanno in pensione, vengono licenziate oppure rassegnano le dimissioni. Sarebbe bello se ci fosse un sistema che le aiuti a rimettersi in carreggiata, il che presuppone che secondo lui non ci sia. In ogni modo, è chiaro che in Game Freak ci sia un numero importante di dipendenti inefficienti, vuoi per loro pigrizia, vuoi perché l'azienda non sa come rimetterli in piedi. Non credo sia tanto utile indagare sul perché succeda, perché si tratterebbe comunque di una ricerca difettosa visto il poco materiale che abbiamo in mano. Quel che ci interessa comprendere è che tutti, o quasi tutti, parlino di una macchina ingolfata che riesce a malapena a portare a termine gli obiettivi base. Come altri hanno già commentato su questo sito, il livello dello sviluppo software è molto basso. Non è un'azienda che consiglio a chi vuole cambiare lavoro per approfondire le proprie capacità tecniche. Graphic Designer Indeterminato, 2018. Le abilità in ambito di sviluppo software dell'azienda sono scarse e credo che presto arriverà il momento in cui non riusciranno più a stare al passo con le specifiche hardware su cui escono i videogiochi Pokémon. È arrivato prima di quanto tu potessi pensare e le ultime 3 iterazioni del franchise sono un sintomo evidente di questa cosa. Spada e Scudo, Leggende Pokémon Arceus e Scarlatto e Violetto sono tra i peggiori, se non i peggiori, titoli da un punto di vista tecnico dell'intero parco IP First Party di Nintendo Switch. Probabilmente una delle aziende di settore messa peggio sul fronte tecnico. L'assenza di evoluzione nei titoli di punta della compagnia ne è la prova schiacciante. Si tratta di un commento del 2017, a lavori su Spada e Scudo appena cominciati. Diversi consumatori chiedono a gran voce di lasciare ad altre realtà lo sviluppo dei titoli principali, e l'azienda non ha ben chiaro né cosa fare nel prossimo futuro, né in che modo svilupparsi. Badate bene, quest'ultima parte della recensione è estremamente soggettiva e non c'è nessuna prova certa che Game Freak si stia veramente scervellando su come togliere dalla testa dei fan di vecchia data di non essere la software house giusta per Pokémon. Quel che è certo però è che per questo game planner in outsourcing l'opinione dei fan di vecchia data è ben chiara. E realizzare che questo parere permei effettivamente fra gli uffici di Game Freak, senza che di fatto abbia scaturito alcun risultato, ha un sapore agrodolce. A costo di sembrare un disco rotto e con il solo scopo di farvi comprendere quante voci all'unisono cantino questo brano, un ultimo feedback di una CGD del 2020. Non è molto stimolante, si producono sempre le stesse cose. Non c'è il tempo né abbastanza personale per mettersi a sperimentare con nuove tecnologie e non si fa nessuno sforzo per tenere traccia di quanto fatto in passato. Quando nel momento in cui si ha bisogno di sapere com'erano i vecchi prodotti ci si affida ai siti dei fan, come si fa a formare decentemente le nuove leve o a crescere lavorativamente? In questo caso l'accusa è ancora più grave, perché la dipendente non parla di una classe dirigenziale svogliata, ma di una mancata percezione dei passi già compiuti dal team, cioè di uno dei vantaggi fondamentali del gruppo in-house, che invece si appoggerebbe costantemente ai fan del web per ricalibrare il proprio percorso. Non possiamo, ancora una volta, capire se questa dichiarazione corrisponda al vero, il campione statistico è inadeguato. Mi limito a dire che una frase del genere è coerente con la dichiarazione di Junichi Masuda che al mio microfono nel 2019 racconta di non ricordarsi chi sia Ryuki e mi fa i complimenti per quanti trailer devo aver visto dato che me lo ricordavo. Solo che al tempo mi faceva ridere. Oggi no. Man mano che il video avanza, i contorni della Game Freak descritta da JobTalk.jp divengono sempre più chiari, ma in quanto si tratta di un lavoro lungo, macchinoso e assai tecnico, mi permetto di fare un riassunto per voi prima di avanzare e descrivere qualche altra freccia nel ginocchio degli autori di The Pokémon Company. Game Freak ha circa 140 dipendenti, divisi nelle categorie standard delle aziende videoludiche. E si tratta di signori pagati bene grazie a dei bonus vincolati alle performance di vendita. In questa azienda si può dire la propria facilmente se si ricopre una posizione stabile, la stessa che garantisce numerosi training mensili, e se si è disposti ad accettare che il crunch time è dietro l'angolo, si è coccolati da un sistema di smart working nato in pandemia e poi ereditato anche negli anni successivi. Una parte indefinita dei contratti indeterminati di Game Freak, veterana e verosimilmente in posizione di rilievo, rifiuta di aggiornarsi, di accogliere con efficienza i training a lei indirizzati e causa colli di bottiglia che scaricano il lavoro sui dipendenti che occupano le posizioni gerarchiche più basse, lasciando percepire l'azienda come indietro rispetto ai tempi correnti e luogo inospitale per coloro che vogliono davvero imparare.
imparare il mestiere. Un sunto che potrebbe non corrispondere al vero, ci mancherebbe, ma che è estremamente coerente con lo stato incompleto, destrutturato e fuori fuoco con il quale i giochi Pokémon sono stati commercializzati negli ultimi anni. Scarlatto e Violetto, che sono sicuramente il punto più basso raggiunto dal franchise sin dal 1996. Se le cose stessero davvero così, il dramma reale sarebbe che alcuni tratti fisiologici presenti in ogni azienda e di per sé non troppo problematici, diverrebbero cortocircuiti critici a causa del generale contesto di arretratezza. Non è così infrequente dare stipendi bassi a contratti determinati e junior, poca libertà d'azione e scarsa presa d'insieme sul progetto, perché si tratta di un gruppo di dipendenti percepito come manovalanza e che non dovrebbe mai andare in sovraccarico. Ma se lo diventa per sopperire a una parte del team che dovrebbe fungere da guida e che invece sta con le mani in mano, allora la catena di montaggio è disfunzionale perché non c'è coincidenza tra le responsabilità sulle spalle e l'effettivo raggio d'azione. Lasciate che siano le parole di alcuni dipendenti ad approfondire la questione. Game Planner a contratto determinato, 2020. La gestione delle informazioni aziendali è tremendamente rigida e spesso capita di non avere accesso a quelle che servono per svolgere il proprio lavoro. Per i dipendenti fissi è diverso e se fanno domanda possono anche ricevere le autorizzazioni necessarie, ma ciò non avviene per chi non ha un contratto a tempo indeterminato, anche quando non potrebbe farne a meno per svolgere il proprio lavoro. Si tratta di una misura comprensibile, d'altronde è un IP per la quale il rischio leak è sempre dietro l'angolo. Capita spesso che questi vincoli ostacolino il lavoro, cosa che richiede di essere abili a girarci attorno. Leggiamo le parole di un altro collega. Quando si vuole contattare un dipendente fisso nello specifico, capita spesso che la sua risposta arrivi a qualcun altro di loro invece che a te. E diventa difficile tenere traccia di come prosegue la comunicazione. Come se non bastasse, i lavoratori a contratto non vengono tenuti aggiornati sui movimenti dei dipendenti fissi. Non gli viene notificato quando vanno in congedo, se lasciano l'azienda o se sono stati trasferiti da qualche altra parte. Eventualità non da escludere perché se la recensione ha ragione, ci sono diversi dipendenti attempati che lasciano l'azienda per imperizia acquisita. Se ci aggiungiamo che persino alcuni impiegati a tempo indeterminato in ruoli non dirigenziali lamentano mancanze di comunicazione e che molto del lavoro viene appunto scaricato sui dipendenti precari, il mosaico finale è una bella latrina leggendaria. Per via di un'inefficienza generale, un gruppo di dipendenti privi della capacità di prendere decisioni per mancanza di autorizzazioni e posizione gerarchica alta, si trova a lavorare sugli snodi principali di un progetto senza averne una visione d'insieme, senza un flusso di informazioni soddisfacente e con la costante pressione di dover soddisfare dei superiori che in realtà non fanno il loro lavoro. Il che purtroppo avvelena un'altra struttura teoricamente normale di Game Freak, il suo sistema di valutazione. Per sistema di valutazione si intende il metodo attraverso il quale l'azienda decide quali dipendenti promuovere, quali salari alzare, quali abbassare, quali contratti a tempo determinato rinnovare e quali accompagnare alla porta. Non esiste un modello unico e funzionante, ce ne sono tanti e di volta in volta vestono le esigenze di aziende diverse. Alcune adottano il classico sistema top-down, per il quale un dipendente in ruolo di responsabilità giudica il lavoro di chi sta sotto di lui. Altri invece preferiscono il cosiddetto 360, nel quale tutti valutano tutti, un meccanismo un po' più complesso ma anche capace di valutare con precisione chi occupa ruoli manageriali. Anche i criteri di valutazione non sono di per sé univoci. Tra i più famosi possiamo annoverare quello dell'anzianità, buono perché non crea diseguaglianze ma colpevole di poter promuovere zavorre inefficienti, e quello della performance, grazie al quale sono le migliori risorse a fare carriera ma al prezzo di non premiare la fedeltà professionale, senza contare che una buona prestazione viene valutata con dei criteri soggettivi con i quali non tutti possono concordare. Come avrete intuito, insomma, non esiste un sistema di valutazione che rende felici tutti e in realtà nella maggior parte delle aziende si tratta di un argomento molto discusso. Secondo uno studio del 2022 della Robert Walters Japan, il 51% dei dipendenti giapponesi si dichiara insoddisfatto o gravemente insoddisfatto del metro di giudizio della propria azienda. E la Game Freak di Job Talk, con la sorpresa di nessuno, rientra ovviamente in questo gruppo.
Secondo questa testimonianza dell'ennesimo computer graphics designer, probabilmente gli unici ancora con delle mani attaccate per poter scrivere una recensione, il sistema prevede 2 valutazioni all'anno e ci sono diverse persone che sono state promosse senza prendere in considerazione l'anzianità, arrivando da giovani a ricoprire ruoli manageriali. Un feedback confermato dalla già letta recensione numero 18. Questo appuntamento però concernerebbe i soli contratti indeterminati, nell'ennesima disparità di trattamento sottolineata da un CGD a tempo determinato. A prendere la decisione dei rinnovi c'erano dei dipendenti a tempo indeterminato, che purtroppo, dato che la nostra valutazione era legata anche alla loro, difficilmente lasciavano spazio ai lavoratori a contratto e agli esterni nei loro ragionamenti. Svariate altre testimonianze confermano questo modus operandi. Non hanno un sistema di valutazione per i dipendenti non fissi. Non esiste un sistema di valutazione per i dipendenti non fissi e di conseguenza l'impegno profuso nelle cose non influisce sullo stipendio. Promettono assunzioni a tempo indeterminato per attirare la gente, ma poi sono molto riluttanti a rifarti il contratto a quelle condizioni. Di conseguenza, limitandoci per ora alla ricostruzione dei fatti, in Game Freak sembra esistere un sistema di valutazione top-down, nel quale dei posti fissi con ruoli dirigenziali valutano dei posti fissi in ruolo non dirigenziale, e lavoratori precari che vengono valutati assieme al posto fisso che gli fa da responsabile. Inoltre, sembrerebbe essere in vigore una valutazione per performance, dato che nessuno menziona un upgrade per anzianità. Badate bene, in un sistema top-down è normale che chi viene valutato spesso si lamenti dei criteri di valutazione. Così come è frequente che i dipendenti precari non abbiano un posto da protagonisti durante il momento delle grandi decisioni. Secondo la nostra fonte anonima, in generale non avere momenti di valutazione esclusivi per alcuni dipendenti ha senso, perché dal mio punto di vista il contratto determinato è una condizione di precariato, una prova al termine della quale un responsabile, che per forza di cose è un posto fisso, o ti rinnova o ti assume a te. Tempo indeterminato. Come spesso accaduto durante questa analisi, dunque, in linea generale non ci sarebbero grandi problemi. E nel contesto di Game Freak, nel quale alcuni precari si trovano a fare il lavoro di alcuni superiori che poi li vanno a valutare, che si verifica il cortocircuito. Tutto il mondo è paese, comunque, togli Game Freak, inserisci il nome di un negozio in franchise ed è un reportage sullo sfruttamento del lavoro in Italia. È curioso che le lamentele che riguardano l'arretratezza dell'azienda, imputabile o meno a un gruppo di dipendenti veterani in panciolle, e provenienti o meno da lavoratori precari, si intreccino con i difetti del sistema di valutazione e l'obbligo di sottostare a costanti giochi di potere. Se vuoi fare anche tu carriera, piuttosto che rivoluzionare i giochi, devi solo compiacere chi sta sopra di te. E se chi sta sopra di te non è interessato a sviluppare giochi all'avanguardia, o non è stato abbastanza seguito per capire come si faccia nel 2023, ma ha comunque uno stipendio legato alle performance di vendita, la cosa migliore da fare è non prendersi rischi, fare il minimo indispensabile che ti viene richiesto, e anche se si tratta di puttanate, almeno mantieni lo status quo e sono tutti felici. Se qualcuno sbaglia, alla peggio è il tuo responsabile che ti ha chiesto di lavorare in un certo modo. Tanti dipendenti non mettono entusiasmo nello sviluppo e in generale le competenze tecniche del personale in toto sono molto basse. Molti svolgono il proprio lavoro approssimativamente e altrettanti si concentrano più sullo stare dietro ai giochi di potere interni all'azienda piuttosto che sullo sviluppo dei giochi. Ai vertici sanno che i giochi venderanno anche se la loro qualità è bassa, quindi non ci investono denaro. Non si riceve alcuna valutazione positiva, anche se si sudano 7 camicie per tentare di migliorare i titoli. Se non si è lavoratori a tempo indeterminato, non c'è alcuna forma di valutazione, quindi conviene ingoiare il rospo e limitarsi a fare ciò che ti viene detto. Anche se ci si impegna per fare qualcosa di buono, finisce che il merito se lo prendono i dipendenti fissi. Se si vuole fare carriera, è importante stare sempre dietro ai giochi di potere interni all'azienda. Gli unici che fanno carriera qua sono quelli che leccano i piedi ai superiori. Il numero di posizioni è limitato, così la gente più ambiziosa quando capisce l'andazzo leva le tende. Non bisogna avere capacità particolari per capire chi sarà il prossimo ad arrivare in alto, non è difficile. L'unica cosa che serve è la pazienza. Se il tuo responsabile è uno sufficientemente competente, tu, dipendente a contratto determinato, verrai tutelato. Ma se invece ti è toccato uno pieno di sé che tiene solo alla poltrona, il tuo contratto verrà rescisso. Torna ancora una volta la narrativa del superiore che è più attaccato alle vendite che al risultato artistico finale, anche perché viene contrapposto ad un'altra controparte competente. Se si trattasse di un commento singolo alla Satoshi Tajiri che fa le flessioni, tenderei a sorvolare. Ma dato che si tratta di un argomento ricorrente, è impossibile non dipingere la cosa come una sensazione diffusa e concreta.
Basta riuscire a cogliere di che umore sono i tuoi diretti superiori e tutto va liscio come l'olio. Le posizioni di rilievo dipendono da quanto ci si lisciano i superiori. Dato che si tratta di una testimonianza unica e non supportata da nessun'altra, vi chiedo di prendere la cosa con le pinze. Ma il racconto di questo impiegato d'ufficio a tempo indeterminato del 2019 merita una lettura. La valutazione si basa su un sistema di punti che possono venire detratti, quindi è meglio fare per bene quanto viene deciso per te. Al vertice dell'azienda c'è sostanzialmente solo gente di recruit, un'azienda di formazione che promette ai propri clienti di trovargli lavoro e quindi ha grandi contatti con tutte le più grandi multinazionali del paese. Per questo quasi non sembra di essere in un'azienda di videogiochi. Poi, dato che il presidente non viene mai al lavoro, e qui chiaramente il soggetto è Satoshi Tajiri, c'è un gruppetto di dirigenti tutti usciti da recruit che tiene l'azienda in pugno e la creatività sta pian piano sparendo. Un noto dirigente è stato cacciato proprio da uno di questi. Ancora una volta, non avendo nessun'altra opinione che va in questa direzione, dobbiamo procedere con cautela. È impossibile però non rilevare che questa testimonianza sia coerente, in primis con tutti gli altri scritti che abbiamo letto, che parlano di una dirigenza troppo interessata al fatturato e poco all'arte. Ed è in linea sia con l'assenza di Satoshi Tajiri dai riflettori negli ultimi 15 anni, sia soprattutto con lo stato impietoso di alcuni software Pokémon, decisamente non brillanti per meriti videoludici. Siamo praticamente in fondo alla disamina e non resta che trattare dell'ultimo grande contro, che è una ovvia conseguenza di quanto abbiamo visto finora. Data la forte diseguaglianza di trattamento tra posti fissi e precari, il carico di lavoro straordinario su quest'ultimi e la poca stima per una sezione dei piani alti che viene spesso descritta come imperita, se non addirittura fredda e calcolatrice, le tensioni fra lavoratori e dirigenza sono alle stelle e il malcontento galoppa generando un luogo di lavoro non proprio piacevole. Di seguito, alcuni estratti sull'argomento. Tra le cose che mi hanno lasciato perplesso c'è il disprezzo che provano responsabili e dirigenti nei confronti degli sviluppatori. Ho cambiato lavoro perché sentivo che le relazioni coi colleghi mi stressavano. C'erano molte persone davvero pesanti. In tanti là cercano di importi i loro ragionamenti e siccome non sono capace a spiegarmi in maniera logica e fattuale, è capitato che mi trattassero come una bestia. Molti, fra chi sta nelle posizioni di responsabilità e occupa i ruoli dirigenziali, ti mettono sotto pressione. Io ho deciso di lasciare il lavoro per questo e perché non mi piaceva sentir parlare costantemente del nostro lavoro in termini di vittorie e sconfitte. C'erano anche molti che erano troppo ansiosi per via delle loro responsabilità e che implicitamente ti portavano a fare quello che volevano loro, sia a parole che con i fatti. Non ci viene detto perché fossero ansiosi, quali fossero le loro responsabilità e che cosa intendessero per vittorie o per sconfitte. Secondo i dati raccolti, però, non sbagliamo a dire che la pressione possa derivare dalla necessità di mantenere il livello dei dati di vendita coerente con quelli delle generazioni precedenti. Chissà quante teste sono saltate quando Pokémon Bianco e Nero hanno venduto 2 milioni di copie in meno rispetto ai giochi Pokémon precedenti con 100 milioni di Nintendo DS in più sul mercato rispetto al 2006. Lo stagista non è uno, sono tanti e sono arrabbiati, ma sono anche morti. Possiamo finalmente tirare le somme, signori, e lo faremo nel modo più elegante possibile. Qual è lo stato di salute di Game Freak, la madre dei nostri videogiochi d'infanzia preferiti? Ignoto. Perché servirebbe un reportage a porte aperte, delle testimonianze più dettagliate e più numerose, un contraddittorio con la dirigenza e soprattutto, mi permetto, una The Pokémon Company più volenterosa di raccontare i suoi dietro le quinte con trasparenza. Qual è invece lo stato di salute della Game Freak così come traspare dalle recensioni di JobTalk.jp? Piuttosto malandato e coerente con le problematiche riscontrate negli ultimi giochi sul mercato. La software house raccontata su queste pagine è una Eldorado per tutti coloro che sono cresciuti con i Pokémon. È un luogo nel quale si viene pagati mediamente bene, si lavora comodi e se si comprende come scalare la piramide si sarà in grado di crescere professionalmente e persino di vedere qualche propria idea realizzata. Una sezione indefinita dei dipendenti fissi dell'azienda, però, spesso in ruolo di dirigenza e quindi di responsabilità, non lavora in maniera efficiente, il che genera rallentamenti dovuti alla mala conoscenza dei software, delle tecniche e del mercato videoludico. Questo scarica molte responsabilità su dipendenti precari, non formati, in assenza di visione d'insieme del progetto e su posti fissi che non hanno ruolo dirigenziale. Entrambe le categorie sono spesso spaventate dal giudizio dei superiori che incontreranno in fase di valutazione.
superiori che in parte sembrano più inclini a voler mantenere lo status quo, a ridurre il rischio della sperimentazione, a non fare passi falsi per evitare di minare le vendite e quindi i propri stipendi. Questo stato delle cose genera malcontento, tensioni nello staff perché c'è troppa distanza tra chi prende le decisioni e chi le applica. E se uniamo il tutto alle schedule risicate, al fatto che esistano ancora straordinari non pagati e che le date d'uscita dei videogiochi non vengono mai rimandate, il risultato dell'equazione è un software sviluppato di fretta, tra teste che non si parlano, non si coordinano e spesso si detestano. E se questo fosse lo stato reale delle cose, che si fa? Qui arriviamo al dunque, io non ho soluzioni per voi e non posso averle al momento. Se il problema fosse davvero una classe veterana indeterminata e imperita, sarebbe impensabile tagliarla fuori di netto. Terminare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è complesso in ogni nazione nella quale esiste. E in Giappone, come possiamo evincere da testi di studi legali specializzati, ciò risulta possibile solo per sopraggiunta disabilità del lavoratore, rottura del rapporto di fiducia, performance fortemente negativa, elusione delle responsabilità o regole interne e in ultimo drastico calo del volume del business del datore di lavoro, anche se si tratta insollevante di un'ultima ratio, perché è raramente applicabile ai contratti indeterminati nello specifico. Salvo che la classe dirigenziale e veterana impazzisca tutta insieme, vedo difficile il verificarsi di una di queste condizioni. Le performance, a conti fatti, vanno più che bene. E se Game Freak e The Pokémon Company manterranno nel tempo come metro di giudizio le vendite, piuttosto che il valore artistico dei prodotti, direi che il team di sviluppo sta facendo e farà un ottimo lavoro. Anzi, non esagero dicendo che sta facendo il lavoro più incredibile dell'intero parco sviluppatori Nintendo. Minimo sforzo, massima resa. Di conseguenza temo che il cambiamento debba avvenire nella testa e nel cuore della dirigenza, piuttosto che negli iter burocratici. La patologia più grande della Game Freak di Job Talk, al di fuori di ogni tecnicismo di diritto del lavoro, è l'assenza di orgoglio, di ambizione. Manca la volontà di creare un JRPG capace di distinguersi tra gli altri titoli del genere. Manca la voglia di scuotere le fondamenta del mercato videoludico con la propria arte. Potremmo scadere nella banale narrativa da bar del «Non comprate i Pokémon perché solo così cambierete le cose!» Ma anche in questo caso non è così semplice. I grandi numeri, la maggior parte di quelle milioni e milioni di copie, sono vendute a un pubblico casual che è innamorato più del brand che del videogioco, spesso inconsapevole di cosa sia l'arte videoludica in sé al di fuori di Pokémon. E sicuramente disinteressato a questa ora e venti di pippa complessa attraverso leve e specchi sullo stato di salute dell'azienda che produce i mostriciattoli tascabili. Quindi temo che il cambiamento non possa partire dal pubblico, deve partire dai creatori. Ma non avete voglia di riconquistare la fiducia e l'affetto di chi vi ha sostenuto sin dalla prima ora? Non è rimasta ancora un po' di fame di creare arte, oltre che di creare un ottimo prodotto commerciale? E chi lo sa, magari i problemi sono altri. Alla fin fine, questo è un report che, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere lontanissimo dalla realtà. E io, solo un fan di vecchia data scontento. Signori, abbiamo concluso. Questo è stato sicuramente il video più difficile che ho mai scritto da quando faccio questo lavoro. Il numero di fonti che ho dovuto leggere per comprovare le mie dichiarazioni è infinito. Ci sono volute settimane per arrivare al copione, poi registrazione, poi montaggio. Ma ce l'abbiamo fatta e vogliamo sapere la vostra. Che ne pensate? Siete d'accordo con la mia ricostruzione? Avete trovato altre recensioni su altri siti simili a jobtalk.jp? Fatemelo sapere nei commenti e lasciate un bel like se anche voi siete disperati, perché è un necrologio questo reportage, non è una lettera di speranza o la lettera di speranza che tutti volevano, che poi non è vero, tutti volete solamente il fuoco e la morte, la distruzione, però oggi ve l'abbiamo data con cautela, con classe. Da Saidone è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!